Buona domenica, buon fine settimana, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone in una giornata caratterizzata da una Serie D che ha visto ieri gli impegni, tanti impegni delle squadre abruzzesi. Oggi si è giocato la parte restante della gara, delle gare. Grande vittoria della Vastese sul campo della Jesina in rimonta. Il Pineto si è salvato al 92esimo con il gol di Pomante, mentre cade per la seconda volta consecutiva il Notaresco sul campo della San Maurese. Ieri invece crolla ancora una volta l'Avezzano, terremoto in casa Biancoverde. Via il direttore sportivo, team manager, sono arrivati due giocatori tesserati proprio nelle ultime ore. La posizione di Federico Giampaolo non è in discussione, però è chiaro che adesso vedremo lo sviluppo delle cose, perché questa, lo ricordiamo, è una settimana con tre impegni. Abbiamo detto pareggio all'ultimo minuto il Pineto. Oggi aveva pareggiato all'ultimo minuto il Giulianova ieri sul campo del Forlì. Bella vittoria invece del Francavilla in casa contro l'Agnonese. Ma questa sera apriremo con la Serie C, perché questo pomeriggio c'è stato Monza-Teramo, vittoria esterna per il Teramo sul campo, al Briante, 1-0, gol di Nabil Caidi. Faremo vedere il servizio, le interviste, ovviamente prima parte di Abruzzo del Pallone dedicata alla Serie C, poi ovviamente i servizi ve li mostreremo comunque tutti. Apriremo con Jesina Vastese, quindi questo è comunicazione per i tifosi aragonesi. Apriremo con la gara del Pacifico Carotti, vinta 1-3 dalla formazione del neotecnico Fabio Montani, che dunque inizia con una bella vittoria. Accanto a me abbiamo seguito la partita insieme Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Con te parleremo ovviamente di Monza Teramo. In redazione Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao ragazzi, buonasera. Stiamo aspettando il rientro proprio dal Pacifico Carotti di Jesi del nostro Paolo Renzetti, però andiamoci a vedere i numeri, partendo dalla Serie A, perché c'è stato appena adesso il pareggio del Cagliari sul campo della Fiorentina, unica partita che si sta giocando, Fiorentina-Cagliari 1-1. Alle 20:30 c'è Inter Milan, il derby della Madonnina, e domani sera c'è Sampdoria-Sassuolo. Questi i risultati. Oggi pomeriggio il pareggio del Bologna con il Torino 2-2, la vittoria strarifante dell'Atalanta contro il Chievo Verona 1-5, ora di pranzo 3-3 tra Frosinone ed Empoli, poi la vittoria della Lazio sul campo del Parma per 2-0. Le altre partite si erano giocate ieri, ovviamente. Andiamo in Serie B. Oggi c'erano due match da disputare, allora andiamo a vederli. Uno si giocherà questa sera, come vedete, alle 21 del Lecce Palermo. La vittoria della Salernitana 2-1 contro il Perugia, e il pareggio tra Venezia e Verona nella giornata in cui riposa la Cremonese, che è importante perché, se vediamo la classifica, il Venezia ferma l'Hellas Verona e consente la prima piccola fuga del Pescara, che ha più 4 sugli scaligeri, 18 punti per i biancazzurri di Beppe Pillon, vittoriosi venerdì sera sul campo dello Spezia, 14 punti per il Verona. Salernitana a quota 13, il Lecce a quota 12 insieme allo Spezia, ma deve giocare contro il Palermo, che è a 11, insieme a Cittadella, Cremonese e Brescia. Cittadella che peraltro sarà il prossimo avversario sabato pomeriggio del Pescara allo stadio Adriatico. Andrea, a proposito di Pescara, tra poco faremo vedere delle immagini che riguardano il Pescara, ma non maschile, femminile, delle delfinette bianco-azzurre. Alcune foto, perché hanno vinto, mi pare, 8-1. Sì, possiamo vedere qualche immagine. Era la seconda giornata di campionato. Si è giocato al Poggio, o come si dice negli ultimi tempi, al Delfino Training Center. La vittoria netta del Pescara Calcio Femminile, 8-1 sul San Marco Argentano Cosenza. Questo è il selfie post-gara negli spogliatoi. Una vittoria in questa seconda di campionato che segue il pareggio 0-0 collezionato alla prima giornata contro il Salento, incontro che si è giocato a Collepasso. Dunque sarà quota 4 punti in classifica per Pescara Calcio Femminile, una nuova esperienza portata avanti in questa stagione anche dal responsabile Cicconi, e quindi insomma un augurio alle
del Finette, come dici tu, affinché possano fare una stagione importante, paragonabile a quella che stanno facendo i maschietti di Pillon in Serie B. Assolutamente, noi glielo auguriamo, ovviamente brave ragazze della Pescara femminile, 8-1 la vittoria oggi, complimenti, davvero molto molto bene. C'eravamo fermati alla Serie B, andiamo in Serie C, perché invece in questo caso stanno giocando due partite. Albino Leffe vs Pesaro 0-2, Fermana Vicenza 2-0, Gubbio su Tirol 0-0, Monza Teramo come detto 0-1 con vittoria di Caidi, Triestina Ternana 1-1 giocata ieri, Fano San Benedettese 1-1, si sta giocando Imolese Rimini 1-0 per il momento per la squadra di Dionisi, Pordenone Renate 2-1 invece finale con il Renate che è passato in vantaggio ma il Pordenone l'ha ribaltata, Ravenna Ferrarpisalo 1-1, si sta giocando anche Virtus Vecom Verona contro Gian Erminio. E il punteggio vede gli ospiti lombardi in vantaggio per 2-0. Siamo all'ottava giornata, ancora da completare, in una settimana invece di Serie C che chiude il terzo impegno, con il terzo impegno una settimana ricca di impegni. Vediamo la classifica con, ecco qua, Pordenone 18 punti, Fermana 14, 13 punti per Vicenza sul Tirol e Imolese, ma chiaramente per quanto riguarda Imolese, Rimini, Virtus Vecom Verona e Gian Erminio, considerate che sono è ancora una posizione parziale che tiene conto dei risultati attuali, diciamo 13 punti queste tre squadre, Triestina e Ravenna quota 12, Ferrarpisalo vs Pesaro e Monza 11, Teramo 10, Ternana e Gian Erminio 9, Gubbio 8, Fano, Rimini, San Benedettese 7, Virtus Vecom Verona 6, Renate 5, Albino F 4. Ovviamente se dovessero cambiare i risultati cambierebbe anche la classifica, poi vi faremo rivedere quando i risultati saranno definitivi. Serie D, girone F, una giornata divisa praticamente spezzata in due per quanto ci riguarda, perché ieri si è giocato Forlì Giulianova 2-2, come detto all'ultimo minuto del primo tempo Torelli per l'1-1, all'ultimo minuto del secondo tempo Di Paolo per il 2-2, Francavilla Agnonese 3-1, Isernia Campobasso, anche questa partita che si è risolta alla fine, vittoria del Campobasso 1-0 col gol di Improta, Jesina Vastese 1-3, Matelica Vezzano giocata ieri 3-0, Recanatese Montegiorgio 3-1, Samorese Notaresco come detto 2-0, seconda sconfitta per la formazione di Cudini, San Giustese Castelfidardo 2-0, ieri sempre Sant'Arcangelo Cesena, neanche a dirlo, 0-4, e poi a proposito di ultimi minuti, Marco Pomante ha raggiunto la Savignanese e si era portata in vantaggio per il pari del Pineto. Dopo 7 giornate di campionato, vediamo la classifica, che oggi per chi ci ha seguito abbiamo sviscerato anche, soprattutto con un occhio alle abruzzesi. In vetta c'è il Materica da solo, 18 punti, 17 per la San Giustese, 16 il Cesena, 15 per il Notaresco, Francavilla e Sant'Arcangelo 13 punti, Savignanese 11, Recanatese e Samorese 10, a 9 punti Forlì e Giulianova, che hanno giocato proprio ieri, 8 punti per l'Isernia, 7 per il Montegiorgio, 6 per Pineto, Vastese e Campobasso, 5 per la Jesina, 3 per l'Agnonese, Castelfidardo 2, chiude l'Avezzano con un punto. Dicevamo che questa è una settimana dai tre impegni, e allora io ne approfitto come comunicazione per tutti quelli che siete tanti, e noi vi salutiamo e vi ringraziamo per ricordarvi che mercoledì ovviamente noi saremo di nuovo in onda come se fosse una domenica, pomeriggio diretta stadio per il turno infrasettimanale di Serie D, pomeriggio diretta stadio a 19.30 all'Abruzzo del Pallone, seppur non di domenica, ma ci siamo ovviamente ugualmente ogni volta che la Serie D scende in campo, così come vi abbiamo abituato. Ma per il momento mettiamo un attimo da parte la Serie D, Ania, ci andiamo a vedere il tuo servizio di Monza Teramo, è finita 0-1, Caidi si conferma talismano, quando segna il Teramo vince. Monza Teramo 0-1, vediamo. Secondo successo consecutivo per il Teramo, che batte 1-0 il Monza al Brianteo grazie al talismano Caidi, che trova di nuovo la via del gol dopo quello contro il Fano, portando ancora punti preziosi ai biancorossi. Maurizio conferma l'11 che ha vinto la prima gara della stagione, con Piccioni e Bacio Terracino in avanti, mentre dall'altra parte Zaffaroni cambia qualcosa dopo il KO contro il Vicenza, ma conferma il 4-4-2. Il Teramo gioca un buon primo tempo, ma il Monza a farsi vedere per primo con un tiro di Sasha Cori, che al decimo non inquadra però lo specchio della porta e spara alto sulla traversa. I biancorossi invece trovano la via del gol poco dopo il quarto d'ora, con gli stessi uomini che hanno confezionato la rete del 2-0 al Bonolis.
Mastrilli batte un calcio d'angolo con Caidi che approfitta dell'errore dei Liverani per firmare il suo secondo centro consecutivo. La reazione del Monza è blanda ed è solo Guidetti, prima della mezz'ora, ad impegnare dalla distanza a Lewandowski. I brianzoli si accendono poco dopo, quando Iocolano, complice una deviazione della difesa del Teramo, per poco non beffa l'estremo biancorosso. Al 37esimo Giudici salta Mastrilli e mette in mezzo per Cori, il cui tiro però viene murato quasi sulla linea di porta da Speranza. La squadra di Maurizi costruisce però la palla gol più ghiotta. Il dialogo tra Spighi e Bacio Terracino mette praticamente Piccioni solo davanti la porta, ma l'attaccante sciupa incredibilmente la rete del raddoppio trovando solo il palo esterno. Prima di rientrare negli spogliatoi c'è il tempo di vedere di nuovo Speranza immolarsi su un tiro di Ceccarelli che finisce in angolo. Nella ripresa, come in un refrain ormai noto, il Teramo soffre la pressione degli avversari. In avvio Negro trova il colpo di testa ma non riesce a dar forza, mentre Cori per due volte non inquadra lo specchio della porta. E ancora Monza al 17esimo, quando Giudici fa partire un diagonale che si spegne di poco fuori. Dalla distanza ci prova poco dopo ancora Guidetti, con Lewandowski che sembra però comunque in controllo della traiettoria. La girandola di cambi da una parte e dall'altra porta Zecca, appena entrato, ad approfittare di un errore in uscita dei padroni di casa, con Liverani però pronto alla conclusione di prima intenzione dell'attaccante. La pressione dei padroni di casa si alleggerisce quando i brianzoli perdono Cori, espulso dopo un contatto con De Grazie. Con gli avversari in inferiorità numerica, il Teramo torna a respirare, ma Caidi è ancora provvidenziale nel recupero quando salva, quasi sulla linea, un pallonetto dell'ex Jefferson, bravo ad anticipare Lewandowski. Finisce con il Teramo a festeggiare per la seconda gara di fila. Ai biancorossi non succedeva dalla gestione Ugolotti, due stagioni fa, di poter gioire per 180 minuti consecutivi. Queste le immagini della vittoria dunque del Teramo 1-0 sul campo del Monza. Do la buonasera al presidente del Teramo, Luciano Campitelli. Buonasera presidente, di ritorno dallo stadio Brianteo. Immagino che l'atmosfera sia molto più distesa. Oh Jacopo, io ti ringrazio e voglio fare i complimenti a chi prima ha illustrato la partita, che è una nuova, diciamo, new entry, non l'avevo mai sentita dal vivo. Quindi una giovane, una giovane vecchia. No, ma io buonasera presidente. Eccezionale. Buonasera a te. Presidente, a questo punto due partite per Maurizi, due vittorie. Così, a voler essere un po' cattivelli, verrebbe da dire forse era meglio prenderlo un po' prima. Ma no, perché già le critiche ne sono successe tante, che ho cambiato sticella. Quindi Maurizio ha fatto due vittorie, forse è stato fortunato, perché dobbiamo ancora iniziare un percorso che ci deve portare alla salvezza, che è quello il primo obiettivo del Teramo. Però oggi che giudizio che Teramo ha visto, che giudizio date della partita di questo pomeriggio? Mi è piaciuto perché c'è stato tanto impegno, tanti ragazzi che forse tutti pensavamo che non si potessero rimettere sulla giusta strada, stanno dando dei risultati ottimi, e poi se alla fine poi si vedono che questa vittoria l'ha portata avanti 7 undicesimi di giovani, vuol dire che anche in campagna acquisti siamo stati bravi a saper riscegliere, perché hanno veramente dato il massimo, hanno corso tanto, si sono impegnati contro una squadra che sicuramente andrà in Serie B. Questo ci scommetto, perché oggi il Teramo ha fatto delle geometrie, cioè se faceva gol Piccioni, che ha fatto secondo me un gran primo tempo, ma che poi non ha avuto la fortuna di fare gol, quella era un'azione veramente di altissimo livello. A proposito del gol fallito del 2-0 di Piccioni, presidente, anche oggi è andato in gol Caidi, come mercoledì era andato in gol De Grazia con Caidi. È chiaro che però, sommando tutte queste cose, il problema d'attacco rimane, il problema attaccante. Oggi buona partita di Piccioni, più nel primo che nel secondo tempo, però l'attaccante continua ancora a mancare. Vuol dire che in questo momento segnano i difensori,
più in là cominceranno a segnare gli attaccanti. Cioè, interessante che Teramo ha vinto, ha convinto, poi chi segna, segna, perché una squadra è composta da 11 titolari, da 11 giocatori, meno il portiere, 10 giocatori possono segnare chiunque. Quindi io non sono dispiaciuto del gioco oggi che ha espresso il Teramo. Poi ha vinto, e questa è la cosa più importante, vincendo in uno stadio dove c'era anche un'atmosfera molto 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 esaltante, perché con l'avvento di Berlusconi, cioè, a me mi hanno presentato dal sindaco al capo dei carabinieri, cioè, c'era veramente il massimo di tutta Monza, insomma. Poi un parterre, partendo da Gagliani, Paolo Berlusconi, Capello, Mauri, cioè, veramente c'è interesse, c'era tanto interesse, e anche loro, alla fine, parlando anche con il dottor Gagliani, ci ha fatto i complimenti. Quindi per noi questo è orgoglio per la città di Teramo e per tutti i nostri tifosi e non tifosi, perché abbiamo rappresentato anche alla grande l'Abruzzo, e ne sono orgoglioso di questo, a prescindere dalla vittoria che per noi è acqua santa, non la conosciamo più, quindi figuriamoci se siamo felici. Ma l'ha invitata al ritorno Gagliani? Gli ha detto di venire al Bonolis? Sì, gli ho detto anche che gli avrei fatto mangiare gli arrosticini, perché è un piatto prelibato che abbiamo noi, e quindi speriamo che poi si innamori ancora di più e viene a trovarci quando passa queste parti. La domanda da Ania, per il Presidente. Presidente, noi eravamo abituati a un ampio turnover molto spesso sotto la gestione di Zichella. Maurizio invece sembra aver un po' cambiato la gestione, ha confermato la formazione che ha vinto contro il Fano, ha cambiato poco durante la gara. A lei piace più questa gestione o quella di prima? Ma vedi, Dania, se gli stessi fossimo parlati, io oggi durante la partita vicino a me avevo Emilio e dicevo: Emilio, perché certe giocate delle due punte molte volte non si capivano, ma se queste punte giocassero più sempre le stesse, sicuramente qualcosa di positivo si vede anche nei movimenti. Lì noi abbiamo cambiato troppe volte, tante volte, e oggi una formazione base ce l'abbiamo. Poi che se ai crampi sbigli ed entra un altro giocatore in quel preciso ruolo, perché è per quel ruolo, questo è giusto. Non è che poi si può cambiare Vendola, che da terzino va a fare il centrocampista, o un attaccante che poi non rientra e quindi poi subisce e quindi poi finisce anche fisicamente. Quindi il giusto ragionamento è quello che secondo me sta facendo Maurizio, a prescindere anche dai risultati, non è quello, solo quello, è il calcio è una base, ci deve essere. Poi si può anche cambiare uno o due calciatori perché uno è infortunato, l'altro è stanco o l'altro è squalificato, ma la base ci deve essere. Certo. Non eravamo più abituati, Presidente, a vivere insomma le due vittorie consecutive, dalla gestione Ugolotti, poi con Andrea Costantini siamo risaliti oggi a due stagioni fa. Che sensazioni ha? Beh, è bello, oggi siamo tornati tutti dal mister a ballare dentro lo spogliatoio con tutti i giocatori intorno, cioè per noi dopo tre anni di tanta sofferenza per poterci salvare, per poter stare ancora in questa categoria tosta, perché sarà sempre più tosta, rivincere a Monza penso che sia un piacere che va oltre. Però se devo esservi sincero, io
mi sentivo che oggi vincevamo la partita e quindi noi siamo in quattro in macchina, ce ne siamo andati oggi a mangiare in un posto, siamo stati alla grande e siamo andati a vedere la partita anche molto euforici, per dirla tutta. E tutto questo, diciamo, questa positività che avevamo, poi l'abbiamo riscontrata in mezzo al campo, perché ho visto una squadra che voleva, sapeva quello che voleva, e quindi una squadra tosta che ci può rappresentare e che noi siamo felici di averla vicino. Ma come ne sono i tifosi, perché credo che questa vittoria oggi abbia rifatto felice tanti nostri tifosi a Teramo. Quindi Presidente, alla prossima trasferta deve confermare gli stessi occupanti dell'auto con cui è in compagnia in questo momento? Non si cambia, io oggi porto un'auto che non è neppure mia, forse me la dovrò far riprestare a Mocianese, perché non la puoi cambiare, che come fai a cambiarla? Cioè, non me ne frega niente, ci vado e ci devi riprestare la macchina, perché io non posso non andarci con questa. Eh sì, è chiaro, la scaramanzia fa parte del calcio. Grazie Presidente, 7 punti degli ultimi 9 messi insieme, perché poi in una settimana in cui Rimini è stato comunque un lato negativo, però è comunque arrivato un pareggio, 7 punti su 9, quasi filotto, e credo che anche lei non se lo aspettasse. Grazie Presidente. Non me l'aspettavo, come non ce l'aspettavamo nessuno, però questo è un girone molto equilibrato, si può perdere con tutti e vincere con tutti, e questa è una cosa che ci fa ben sperare. Intanto le do i 2 risultati che sono quasi finali, l'1-0 del Limonese con il Rimini e lo 0-3 della Giana sul campo della Virtus Vecomp Verona. Questi sono gli ultimi aggiornamenti. Grazie Presidente, buon rientro. Grazie a voi. Ciao. Grazie al Presidente Luciano Campitelli. Ci andiamo ad ascoltare, Ania, i 2 allenatori, Agenore Maurizi e Zaffaroni del Monza. Li andiamo ad ascoltare, poi con te e con Andrea facciamo anche un po' di disamina sulla partita di questo pomeriggio del Brianteo. Ascoltiamo gli allenatori. Sì, sicuramente le vittorie fanno piacere e credo che, ecco, come i calciatori oggi sono stati in campo con grandissima volontà di portare a casa un risultato positivo, e così è stato, ma credo che mi ha fatto un grosso applauso a questo gruppo per quello che ha fatto in questa settimana. Conclusa con una settimana molto difficile, conclusa con una buona vittoria qui a Monza, e credo bene, dai, c'è da lavorare molto, ma credo molto bene. Voglio fare proprio pubblicamente i complimenti a tutti, perché quando si vince poi comunque è sicuramente merito di tutto, la società mi ha messo a disposizione tutto quello che avevo bisogno, e insieme allo staff stiamo facendo un buon lavoro, soprattutto perché abbiamo trovato una grande disponibilità da parte dei calciatori. Le aspettative fanno parte delle delusioni della vita, quindi se qualcuno si aspettava un Teramo che ripartisse di più, magari rimane deluso. Io non mi aspetto mai nulla, e mi aspetto soltanto quello che vedo durante le partite, quello che vedo durante gli allenamenti, e quello che noto è grande disponibilità da parte dei calciatori, non mi stancherò mai di ripeterlo, e quindi il resto non mi aspetto mai niente. Ha incontrato il presidente Campitelli negli spogliatoi? Cosa vi siete detto? Campitelli c'è un rapporto buono, mi sembra, lo incontro sempre, qualche volta l'ho incontrato in spogliatoio, altre volte fuori, è una persona che è una società soprattutto che mi hanno messo a disposizione tutto, quindi non so perché, nel senso va bene tutto, perché non so perché non va bene. No, a me mi interessa soltanto il lavoro, quindi altri aspetti interessano poco e niente, mi interessa quello che dobbiamo fare adesso. Adesso dobbiamo fare un viaggio di 7 ore, no? Quindi non vogliamo mangiare qualcosa e niente. Questo è. Ormai la partita è finita, nessuno ce la può far rigiocare, quindi qualsiasi era il risultato lo dobbiamo accettare, perché non si può tornare indietro. Cosa ha pensato nel primo tempo quando Piccioni ha sbagliato quella clamorosa occasione davanti a Liverani?
Beh, ho pensato che non è così importante quello che ho pensato io. Mi sono messo nella testa di Piccioni e mi è premuto soprattutto dire al ragazzo che ormai se voleva chiedere all'arbitro se gli faceva ripetere l'azione, ma ha detto di no. E quindi e così è stato. E quindi è finita lì. Sì, abbiamo preso subito un gol, siamo partiti bene, abbiamo avuto un'occasione importante davanti al portiere, poi c'è stato questo episodio del gol, però dopo obiettivamente di opportunità da rete ne abbiamo costruite tante. Chiaramente costruire così tante opportunità da rete e non riuscire a fare neanche un gol, dopo è penalizzante, però è chiaro che questo è un momento così che la squadra comunque ha costruito e non è riuscita a sbloccare il risultato e quindi la partita è andata avanti così, anzi nel secondo tempo poi anche lì siamo riusciti a creare delle buone opportunità e poi più va avanti la partita e più non riesci a concretizzare, è chiaro che subentra un po' di frustrazione, un po' di nervosismo. E quindi questo poi nel lungo periodo non ci ha consentito di pareggiare, anche se la squadra ha dato tutto, ci ha messo tutto quello che aveva, e in considerazione del fatto che era poi la terza partita in una settimana, quindi c'era anche della stanchezza, però non ha mollato, ha provato fino alla fine a ribaltare il risultato, quindi da questo punto di vista i ragazzi ce l'hanno messa tutta. Queste sono le interviste ai tecnici. Oh, Ania, mentre andavano le parole di Maurizio, ti chiedevano come giudichi la seconda panchina consecutiva di Cristian Mentola, che però, bisogna dire, in entrambe le circostanze, sia col Fano che oggi, poi è entrato. Sì, non è partito titolare, non so se magari Maurizio abbia visto una condizione fisica non ottimale da parte sua, oppure offro la lettura che avevo già offerto oggi pomeriggio, è semplicemente una valutazione per tenere Ventola a gara in corso, per cambiare qualcosa nel ritmo della partita, se dovesse servire dare un ritmo diverso, cercare maggiormente il fondo. È un giocatore Ventola che ha più propensione offensiva rispetto a quella difensiva, rispetto a un Fiordaliso, rispetto a Mastrilli, che sono partiti titolari come tutta fascia. Quindi credo che sia le valutazioni possano essere tante, non sapendo se fisicamente il ragazzo è in questo momento al 100%, io propenderei per una valutazione proprio in base a tenere un giocatore che possa alzarsi dalla panchina e far qualcosa di più a gara in corso, se dovesse servire, come Ventola e come Fratangelo, perché certo, altri non ce ne sono. Certo. Oh, Andrea, ne abbiamo parlato anche col presidente Campitelli nel finale, però se alle vittorie con il Monza di oggi e con il Fano di mercoledì si somma quella che tutti hanno percepito come una mezza sconfitta, che però sconfitta non è stata, ovvero il pareggio di Rimini, sono 7 punti in 3 partite, quando nelle precedenti il Teramo ne aveva messi insieme 3. Sì. È stata una settimana, insomma, non dico da ricordare, però... Sì, però se ti ricordi dicemmo dopo la partita con la Feralpi che iniziava un miniciclo importante per il Teramo, perché al di là di alcune partite giocate bene, altre molto meno, e al di là di quei 3 punti collezionati, però ora arrivava un filotto nel quale il Teramo doveva accelerare, doveva trovare i punti. Quindi avremmo trovato questo percorso assolutamente molto positivo se non ci fosse stato l'esonero di Zichella, perché avremmo visto come tutto questo un lavoro in continuità che sfociava anche nei risultati. In realtà quel pareggio di Rimini ha poi fatto scattare l'esonero di Zichella, è arrivato Maurizi, io non so quanto ci sia di Maurizi, di quanto merito abbia Maurizi,
Sicuramente il cambio in panchina ha aiutato, sicuramente Maurizi ha lavorato per quel poco che poteva, soprattutto da un punto di vista mentale, anche con i suoi atteggiamenti, voler caricare la squadra, l'ambiente. Quindi sicuramente c'è il suo lavoro in una certa ottica. Non saprei quantificare però quanto abbia inciso, a che percentuale, e non saprei dire se con Zichella sarebbe stato lo stesso. Però in questo filotto nel quale il Teramo doveva fare i punti li ha fatti. Però questo vuol dire abbastanza, ma non vuol dire tutto. Cosa voglio precisare? Che la dimensione del Teramo è quella di una squadra che deve salvarsi, quindi anche per come sono arrivate queste due vittorie, che sono state sofferte, strappate con le unghie e con i denti, col Fano per poco non ci scappava il 2-2, questo ci fa capire che il Teramo ha una certa dimensione. Guai, come è successo lo scorso gennaio, pensare, soprattutto non lo deve pensare il presidente, che ora si possa fare un pensierino per i playoff. I playoff, se poi dovesse arrivare, tanto di guadagnato. La dimensione è quella di una squadra che deve salvarsi, quindi che dovrà vincere altre partite come quella col Fano, come quella col Monza, anche in futuro. Se poi le cose dovessero mettersi meglio, ripeto, tanto di guadagnato, ma guai a pensare che la dimensione del Teramo sia un'altra. Assolutamente. Ci chiedono quando facciamo vedere la Vastese. Tra pochissimo sarà il primo servizio di Serie D, quindi per tutti i tifosi della Vastese state con noi. Siamo per andare in chiusura di questa prima parte, andremo in pubblicità e poi riprenderemo ovviamente con Jesina Vastese, quindi state con noi. Prima di chiudere però, ad Ania volevo chiedere, a questo punto, dopo la situazione emergenziale, intanto 3-0 delle Pulese con Rimini. Dopo la situazione emergenziale arriva un tecnico, scende subito in campo, ne vince una, ne vince un'altra. Adesso c'è la settimana tipo. La partita con il Ravenna sarà il test vero e proprio, cioè dove non ci sarà più il vantaggio del momento, dell'entusiasmo del cambio tecnico, ma ci sarà una settimana tipo. Sì, non ci sarà più l'effetto del cambio in panchina, ma non ci sarà ancora il tempo necessario per vedere effettivamente il lavoro di Maurizio, secondo me. Quindi è un po' una fase fluttuante in cui il Teramo dovrà essere bravo ad approfittare del turno casalingo, perché è chiaro che il cambio in panchina mentalmente qualcosa ti dà sempre, perché lo stesso Caidi dopo la vittoria contro il Fano ha chiesto ai compagni di farsi tutto un esame di coscienza, perché ovviamente paga l'allenatore, ma le colpe sono da additare anche ai giocatori, insomma. Poi in quale percentuale non lo sapremo mai. Però è chiaro che mentalmente il cambio in panchina, il cambio d'allenatore, qualcosina ti dà sempre, ti spinge sempre a dare in più rispetto a prima. Con il Ravenna l'effetto terminerà sicuramente, dall'altra parte Maurizio avrà più tempo per lavorare sulle sue idee di gioco, che abbiamo visto comunque già negli uomini sono diverse rispetto a quelle di Zichella, perché è vero che il 3-5-2 è iniziato a Rimini con Zichella, ma è stato interpretato da Maurizio in maniera differente, proprio per la domanda che facevo prima al presidente Campitelli. Sotto la gestione di Zichella c'erano diverse volte il turnover, c'è stato. Maurizi oggi per la seconda gara in pochi giorni ha confermato lo stesso 11, e sì, quindi questo è già una differenza rispetto alla gestione precedente, giusta o sbagliata che sia. Le altre differenze, considerato che il tecnico ha detto nel pre-gara contro il Monza che a suo dire sul Teramo bisogna intervenire in vari settori, in tutti i settori, e gli effetti poi si vedranno non ovviamente domenica prossima contro il Ravenna, ma in un ipotetico lungo periodo. È chiaro che però in questo momento il Teramo può cavalcare le ali dell'entusiasmo
che è una cosa un po' strana per chi segue il Teramo ormai da qualche stagione, usare questi termini, perché le ultime stagioni soprattutto sono state stagioni di sofferenza, però cavalcando su queste ali dell'entusiasmo può ovviamente venire solo qualcosa di buono, e anche lavorare giorno per giorno è più facile quando vinci. Sì, certo. C'è maggiore fiducia, maggiore consapevolezza, quindi le cose vengono anche meglio e vengono apprese prima. Di conseguenza tutto gioca a favore comunque di una crescita che poi effettivamente però va portata sul campo. Certamente, certamente. Va bene, ci dobbiamo fermare per la prima pausa pubblicitaria, non cambiate canale, a rientro ovviamente la prima partita che vedremo è Jesina Vastese, a tra poco. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, come promesso. Andiamo adesso al Pacifico Carotti di Jesi a vederci la prima vittoria in campionato della Vastese, del neotecnico Fabio Montani. 1-3 sulla Jesina, servizio firmato per noi da Paolo Renzetti, vediamo. Ottima la prima di Fabio Montani sulla panchina della Vastese dopo 189 giorni, l'ultima vittoria che arrivò infatti l'8 aprile dello scorso anno con il 2-1 di Castelfidardo. I biancorossi riassaporano il gusto dolcissimo del successo sbancando per 3-1 il Pacifico Carotti di Jesi. Dopo che erano arrivati nelle ultime 10 giornate 6 KO e 4 pareggi, il tecnico abruzzese manda in campo la squadra con il 4-3-3, lasciando in panchina Napolano e confermando Giampaolo. I marchigiani rispondono con lo stesso modulo e con Pierandrei punta centrale. Prima emozione al sesto con Stivaletta che dai 30 metri chiama il portiere David alla parata in due tempi. Si muove bene la squadra del presidente Bolami che si rivede al 18° con una conclusione fuori misura di Giampaolo. Al 20° la risposta locale affidata a Bordo che sugli sviluppi di una punizione alza sopra la traversa. Al 25° ancora su calcio piazzato di Bordo, parata a terra del portiere Morelli che si infortuna e dopo 2 minuti riesce a riprendere la gara. Il campo allentato per la pioggia non agevola il gioco delle due formazioni che si affrontano però a viso aperto. I locali si rivedono poi al 31° con Pasqualini che in area tira centralmente. Al 32° buona progressione di Martedì e palla a Ricci che chiama Morelli al salvataggio. Il portiere aragonese però poi è costretto a uscire dal campo per via del precedente infortunio, lasciando il posto a Selva. Per il portiere dei biancorossi controlli in ospedale a Jesi per motivi precauzionali. Al 38° occasione per gli ospiti con David che salva con i pugni dopo una conclusione di Leonetti prima del vantaggio marchigiano che arriva al 39° quando Pierandrei se ne va sul filo del fuorigioco, entra in area, evita Selva e poi a porta vuota mette il pallone in rete per l'1-0. La squadra abruzzese accusa il colpo e rischia di subire il 2-0 al 43° quando ancora Pierandrei di testa manda il pallone a stamparsi sulla traversa. Gol mancato, gol subito visto che al 45° è Giampaolo di testa con uno stacco imperioso a ristabilire la parità con cui si chiude il primo tempo dopo 4 minuti di recupero. La seconda frazione di gioco vede al 12° gli ospiti pericolosi con Stivaletta che manca di pochissimo il bersaglio grosso. In campo regna un sostanziale equilibrio che potrebbe però rompersi al 20° quando Ricci in area si divora 2 passi da Selva, il gol del 2-1. Diluvio sul terreno di gioco con il campo sempre più allentato. Al 22° si rivede intanto la squadra di Fabio Montani con Molinari che in area mette però a lato. Al 25° arriva il secondo cambio ospite con Napolano che prende il posto di Giampaolo. Poco dopo arriva anche il turno di Sciba per Fiore. Poi arriva il 29° con l'Eurogol di Palestini che da oltre 40 metri con il portiere David fuori dai pali realizza una rete incredibile che permette alla Vastese di mettere la freccia e di portarsi sul 2-1. Grande e giustificata l'esultanza a ridosso della panchina abruzzese. La Jesina non ci sta e al 33° si rivede con Ricci che calcia addosso a Selva. Preme la formazione di casa, pericolosa anche al 36° con Capone che mezza rovesciata spedisce la sfera al lato. Al 40° però arriva il tris con il neoentrato Sciba che con una conclusione a giro mette la palla per la terza volta alle spalle del portiere di casa David. Vittoria in ghiaccio per la Vastese con il primo brindisi del torneo e un nuovo campionato che ora attende i ragazzi del presidente Bolami che mercoledì torneranno all'Aragona nel turno infrasettimanale per affrontare la Recanatese. Esordio migliore sulla panchina della Vastese non poteva proprio esserci oggi per Fabio Montani. Questo 3-1 a Jesi è un risultato importante, possiamo dire che da oggi inizia un nuovo campionato per la sua squadra.
Sì, in effetti come concetto, come metafora, con i ragazzi appena sono arrivato martedì ho detto di tirare una linea ovviamente col passato, per me e per noi insieme iniziava una nuova avventura, era come se fosse la prima domenica e come ho già detto ai tuoi colleghi prima qui in sala stampa, il ringraziamento va a loro perché oggi io ci ho messo ben poco, con 5 giorni che sto con loro, hanno sfoderato una prestazione assolutamente superlativa per quanto riguarda l'atteggiamento, lo spirito di squadra, quello che io ho chiesto loro, perché in questo momento dove c'era un po' di scoramento, l'ambiente era veramente giù di morale, lo spogliatoio martedì era pesantissimo, ho cercato di gestire questa situazione, ho chiesto loro questo. E in questa tempesta, veramente un campo invernale con una squadra veramente agguerrita, recuperarla, è veramente un grandissimo applauso a questi ragazzi. Avete rischiato sull'1-0 di subire il 2-0 con la traversa colpita da Pierandrei, sull'1-1 avete rischiato qualche minuto prima del 2-1 di prendere gol con Ricci che davanti a Selva ha sparato sopra la traversa, poi c'è stata questa reazione, avete stretto i denti e nel finale è arrivata anche la terza rete di Shiba. Sono d'accordissimo con te, infatti credo, come ho già detto prima, che il risultato sia un po' troppo largo visto quello in campo, ritengo meritato perché la squadra ha messo in campo veramente tutto e ha stretto i denti quando c'era da stringere, ha fatto male quando c'era da far male, non era semplice, c'è stata qualche occasione dove ovviamente la Jesina spingeva tanto, abbiamo dovuto un attimino abbassarci, però ritengo che ci sta tutta la vittoria. Che squadra ha trovato Fabio Montani, che organico ha trovato, tanti grossi nomi, giocatori che hanno giocato anche in categoria superiore, ma ci sarà da fare qualcosa poi nel mercato per armonizzare meglio questo organico? Allora, io sono arrivato martedì, ho parlato con la società lunedì e la squadra non l'ho costruita io, se l'è costruita un collega, quindi ovviamente ho detto loro che volevo toccare con mano e capire, mi sono preso un tempo da qui fino al 15 di novembre, 15 giorni prima del mercato che il primo si apre dicembre, per capire quello che ci serve, come intendo io giocare, se ci sono giocatori funzionali al mio modo di pensare, la società è d'accordissimo, sicuramente come hai detto tu ci sono giocatori importanti che hanno un curriculum e hanno veramente della qualità importante, però adesso sono appena arrivato, quindi sono 5 giorni, io sinceramente in questa vittoria ci ho messo poco e niente, è tutta roba dei ragazzi, sono sicuro che troverò la chiave giusta, capirò quello che c'è da fare, adesso abbiamo un trittico che ti fa lavorare poco perché mercoledì siamo di nuovo in campo, però non fa niente, questa vittoria è dedicata ai tifosi, è dedicata alla società e ai ragazzi, perché veramente martedì c'era una situazione pesante, mi auguro che possa essere di buon auspicio e di autostima per tutti. A proposito di mercoledì, arriva la Recanatese all'Aragona, l'obiettivo dopo aver ottenuto la prima vittoria della stagione, brindare anche al primo successo casalingo. Adesso andiamoci piano, fammi godere questa vittoria in santa pace, dormiamo stasera e c'era ovviamente una persona del mio staff a guardare la partita, la Recanatese, da domani penseremo alla Recanatese, ovviamente vogliamo far bene perché in casa di fronte ai nostri tifosi, però adesso aspettiamo un po'. Bella vittoria dunque della Vastese di Fabio Montani, a cui facciamo davvero un grosso in bocca al lupo, così come tutti gli allenatori delle squadre abruzzesi. Se per Monza Teramo abbiamo parlato di talismano Caidi, è un altro talismano, l'abbiamo in studio, vi ha raccontato la partita Paolo Renzetti, ciao Paolo. Ciao, grazie Jacopo. Sì, talismano davvero, soprattutto nelle partite in trasferta, davvero un tocco magico, 3 punti alla Spezia, 3 per il Pescara venerdì sera, 3 punti oggi a Iesi per la Vastese. Che Vastese è stata? Ma è stata una squadra da combattimento, quella che ci voleva, diciamo, oggi su un campo non facile, su un terreno pesante per la pioggia, in una partita importantissima dopo i risultati delle prime giornate che avevano visto la squadra raccogliere la miseria di 3 punti. Spesso si dice che i cambi di panchina portano sicuramente qualcosa di buono e oggi così è stato, perché di buono c'è stato sicuramente il risultato ma anche un atteggiamento di squadra un po' diverso rispetto a quello delle passate esibizioni, senza ovviamente nulla togliere al lavoro fatto fino alla settimana scorsa da Ottavio Palladini. Per oggi si è vista una squadra più grintosa, più cattiva, più da combattimento, una squadra che forse ha capito che con il cambio di allenatore ora
gran parte delle responsabilità d'ora in avanti saranno proprio della squadra, perché quando si cambia allenatore c'è comunque il fallimento di un progetto, e quindi ora la squadra è più responsabilizzata, i giocatori sanno di non poter sbagliare, e poi è arrivato un allenatore, ma questo non lo devo dire io, che sa il fatto suo, perché Fabio Montani aveva fatto bene a Francavilla 2 anni fa, aveva fatto bene lo scorso anno nell'ultima parte di stagione con il San Nicolò, salvando la squadra del presidente Di Giovanni, e mi meraviglio di come quest'estate Fabio Montani sia rimasto a spasso. Ma nel calcio non sempre allenano gli allenatori bravi, ci sono delle dinamiche anche diverse, perché un anno fa dicevamo che come mai c'era un allenatore come Pillon che da più di un anno non allenava, e queste sono poi le risposte, perché ci sono tanti allenatori bravi che per motivi diversi sono forzatamente a riposo. Pillon è venuto a Pescara e sta facendo un gran lavoro con il Pescara. Montani da questa partita ha preso il possesso della panchina biancorossa e ha iniziato esordito come meglio non poteva, con una vittoria importante per la classifica, per il morale, perché se oggi non fosse arrivata la vittoria, insomma, la classifica sarebbe rimasta, non che adesso ci sia una classifica straordinaria, però 3 punti in una giornata come quella di oggi e come quella di ieri, in cui molte squadre hanno faticato a far punti, sono 3 punti fondamentali, perché come ha detto anche Montani, da oggi probabilmente per la Vastese è iniziato un nuovo campionato. Sì, peraltro è stato molto sportivo nel dire la nostra vittoria ci sta, probabilmente le dimensioni della vittoria sono esagerate, però la gara non si era messa bene con il gol di Pierandrei, caro Paolo, su cui hanno protestato i giocatori della Vastese. Noi adesso ve lo facciamo vedere l'episodio, perché è giusto che noi ve lo facciamo vedere. Posizione che la Vastese dice di fuorigioco di Pierandrei, questo è il lancio, però chiaramente noi non vediamo il momento di partenza di Pierandrei. Noi possiamo solamente quando si apre l'inquadratura, vedete, è molto avanti, esatto, possiamo andare per intuito e possiamo pensare che forse al momento del lancio, che però avviene molto prima, Pierandrei sia davanti e quindi sia in posizione di fuorigioco. I due centrali, Molinari e Del Duca, alzano il braccio sinistro per chiamare il fuorigioco, l'assistente che non arriva. Poco importa, perché poi la Vastese la partita l'ha rimessa in piedi e l'ha vinta, però poteva essere un episodio. Tu, la sensazione live qual è stata? Guarda, davvero davvero al limite, io posso dirti, e ora lo possiamo dire anche perché la partita è finita, insomma, a fianco a noi nella tribunetta stampa del Pacifico Carotti c'era il presidente della Vastese Bolami, che ha subito detto è fuori gioco. Io a velocità normale non sono riuscito a vedere benissimo se veramente c'era questo fuorigioco, però era sicuramente al limite, questo lo possiamo dire. Poco male, perché poi la partita ha preso una piega diversa, però dopo l'1-0 di Pierandrei, qualche minuto dopo lo stesso Pierandrei ha colpito una traversa, sì, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, fosse entrato anche quel pallone probabilmente la gara avrebbe preso una piega diversa. Io volevo sia Dania che Andrea chiedere un giudizio, soprattutto ragazzi, sulla mimica, perché i due centrali alzano il braccio in posizione di fuorigioco, ma a me ha sensazione, io non lo so se è fuorigioco oppure no, quindi mi baso la sensazione, l'unico giocatore che può tenere in gioco Pierandrei è Ispas dalla parte sinistra, che infatti è l'unico che tiene il braccio abbassato e che prova a rincorrere il pallone. Chiaramente è una sensazione, signori, Teniamo conto che Ispas sembra che stia cercando, anche se non allineato ai compagni, di risalire. Invece Pierandrei attacca la profondità rispetto a quando parte il pallone. Ci può stare che Pierandrei poi sia così avanti, però sono tutte supposizioni, poi al di là delle supposizioni conta la posizione di Pierandrei e quella di Ispas al momento del tocco del pallone del centrocampista, e lì purtroppo non possiamo decidere. Però che ci sia quell'avanzamento quando appare Pierandrei, che sia così avanti, ci può stare in una situazione di incrocio. Certo.
Aia, che sensazione hai? Poi rivediamo il bellissimo gol di Palestini, che è fantastico. Ma, sensazione così a vedere è che Pierandrei dovrebbe essere particolarmente veloce per trovarsi lì dove si trova quando si apre l'inquadratura. O almeno questo è quello che mi dà l'immagine guardandola. Poi magari effettivamente è molto veloce ed è partito coi tempi giusti per evitare la trappola del fuorigioco. Però così a sensazione direi che si trovasse avanti rispetto alla linea della difesa. Riusciamo a vedere anche il bellissimo gol di Palestini, perché innanzitutto Paolo, se ci dai qualche aggiornamento su Morelli, che abbiamo visto uscire, poi è andato anche in ospedale per accertamenti. Sì, è andato in ospedale per accertamenti, per effettuare un attack, però il giocatore era vigile, era presente, tra l'altro diciamo, ha avuto anche la possibilità di fare la doccia e poi di andare in ospedale, dunque per motivi precauzionali non è rientrato con la squadra questa sera a Vasto. Pullman della Vastese è partito qualche minuto prima delle 18, rientrerà in città con un dirigente della società, però erano solo, diciamo, motivi precauzionali, perché il ragazzo stava sicuramente bene. Quello che abbiamo visto è il terzo gol, quello di Shiba nel finale, che di fatto ha chiuso la partita, però noi risaliamo di un gol, il gol che porta in vantaggio la Vastese, ed è questo qui, un gol sensazionale di Palestini. Poi c'è uno che si alza e magari ci fa vedere un po' la parte parziale. Finale è un po' coperta, però anche solo pensarlo, cioè tu stai lì, vero? Pensi di farlo e poi effettivamente lo realizzi. Per me già solo il pensiero vuol dire che stai avanti, perché non è da tutti pensare di fare una cosa del genere. Vuol dire che ha guardato il portiere, che è in posizione è ovviamente fuori dai pali, come è normale in quella situazione di gioco. Però tu pensi su quel contrasto del tuo compagno di squadra e dell'altro avversario di poter andare sul pallone e subito calciare, vuol dire che sei per me un tempo avanti rispetto agli altri. Andrea, secondo te è un tiro o un rilancio? Non so. Io lo sapevo, ecco perché sono venuto da te. Mi verrebbe da dire che è un rilancio, una palla sparacchiata. Devo dire pure che solitamente è un rilancio questo che si fa se sei nei tuoi 25 metri, stai soffrendo la pressione, arriva questo pallone e la butti via. Quindi il fatto che si sia nella metà campo della Jesina mi può far anche pensare che sia stato un tiro voluto, e se così è mi tolgo il cappello di fronte a una prodezza balistica, perché vuol dire che lui aveva già visto il portiere fuori dai pali e pensava: se adesso la palla arriva dalle mie parti e posso calciare, calcio di prima intenzione, perché davvero, come ha detto Agna, dovevi stare avanti, ci dovevi già immaginare che la palla ti venisse incontro per poter battere il portiere che era leggermente fuori dai pali. O poi non solo lo devi pensare, ma devi tirare esattamente in quel modo, perché un po' più corto e il portiere ci arriva. Penso che ci sia stato anche un po' di effetto, forse anche un po' di vento, che abbia impedito all'ultimo momento al portiere della Jesina di intervenire, perché lui si butta e sembra che la palla vada proprio verso l'esterno, sì, e non riesce a prenderla. È un collo esterno destro, curva, sì, proprio alla fine, e quindi... Sì, esatto. Va bene ragazzi, va bene. Per il momento ha trovato poco spazio, ma a Vasto c'è da seguire Di Giacomo, classe 99, speriamo che arriverà il suo momento. Grazie, forza Vasto, speriamo, lo speriamo anche noi, come Di Giacomo, così come tanti ragazzi che si mettono in luce in un campionato complicato come quello della Serie D. È andata male invece un po' più a nord di te, caro Paolo, a San Mauro Pascoli, la partita del Notaresco, e cade 2-0 il servizio di Roberta Di Sante. Al Macrelli di San Mauro Pascoli il Notaresco si arrende alla San Maurese al termine di una partita tutt'altro che spettacolare e avara di occasioni. Mister Cudini conferma il 4-3-3 con il tridente Massetti, Minella, Liguori. 3-4-3 invece per i giallorossi di Mastro Nicola, che rinunciano allo squalificato Zuppardo e si affidano a Capitan Bonandi, coadiuvato in avanti da Santoni e Louati. Presenti sugli spalti anche un centinaio di tifosi giunti da Notaresco al seguito della squadra. In avvio la partita è equilibrata e dopo una prima fase di studio per sbloccarla al 18esimo corre un calcio piazzato sul corner battuto da Scarponi. Il più veloce a schiacciare di testa è Nicolas Lombardi. Monti prova a mettere la mano, ma la sfera si insacca alle sue spalle per l'1-0 dei padroni di casa, cinici a colpire alla prima vera occasione utile.
La reazione del Notaresco tarda ad arrivare, vuoi anche per la solidità della difesa locale. La squadra di Cudini, pur facendo tanto possesso palla, fatica a trovare spazi e a farsi veramente pericolosa. Alla mezz'ora la sponda di Bontà per Minella al limite dell'area, la chiusura di Scarponi su di lui e il giallo da parte del fischietto siciliano Madonia, che ammonisce per simulazione l'attaccante rossoblu. La gara stenta a decollare, il Notaresco cerca di fare la partita, la Sammaurese controlla per poi far male in contropiede, come al 42esimo, quando il capitano giallo Rosso Bonandi approfitta dello sbarione in fase di disimpegno e se ne va sulla destra. Il colpo di tacco per Santoni, che prima centra il palo per poi ribadire in rete la palla del 2-0. Durante l'intervallo mutano notevolmente le condizioni meteorologiche, con pioggia e vento fortissimi che si abbattono sul Macrelli e che condizioneranno inevitabilmente l'andazzo di una ripresa già di per sé bruttina. È il Notaresco a fare gioco nel tentativo di recuperare il doppio svantaggio, sospinto anche dai suoi tifosi rimasti sotto la pioggia battente ad incitare i rossoblu fino alla fine nonostante il passivo. Al 12esimo Bontà lancia la barba, l'inserimento del terzino e la chiusura efficace da parte di Merciari. Vuoi l'avversario, vuoi le condizioni meteo sfavorevoli, il Notaresco schiaccia la Sammaurese nella propria metà campo, ma non riesce a creare pericoli. Le fonti di gioco sono ben controllate dai perni della difesa giallorossa, come al 28esimo, quando Minella mette un buon pallone per Bontà, ma Maioli è attento, e al 32esimo il pericolo che i locali facciano il tris è sventato da Monti, che neutralizza il diagonale velenoso di Louati. Cudini prova a inserire anche forze fresche, ma il leitmotiv della gara non cambia. Nel finale i rossoblu tentano il tutto per tutto e l'azione più pericolosa di tutta la gara è quella che potrebbe riaprire il match in extremis, quando Minella costringe alla respinta la difesa, la sfera arriva a Petrarulo, la girata da due passi e Baldassarri che para sulla linea anticipando Bontà in agguato. Termina di fatto qui con la seconda sconfitta consecutiva per il Notaresco, a cui fa da contraltare la seconda vittoria stagionale della Sammaurese, ma non c'è troppo tempo per rimuginarci su, perché mercoledì si torna già in campo. L'avevamo preparata in un certo modo, ce l'aspettavamo diversamente, invece è venuta fuori una partita nel primo tempo giocata soprattutto da noi, sotto certi aspetti, con una Sammaurese un po' più bassa come altezza, però hanno sfruttato due occasioni e diciamo che la partita oggi è stata decisa da due episodi, un calcio d'angolo e una ripartenza da parte loro. Per il resto non abbiamo fatto discreto possesso, ma siamo stati poco pericolosi in fase di conclusiva. Gioca bene questo Notaresco, però poi pericolosità delle conclusioni quasi zero. Sì, oggi non siamo stati sicuramente pericolosi come lo speravamo, come l'avevamo preparata, però non è mai facile contro squadre che magari senza nulla togliere, ci mancherebbe agli altri, che si abbassano tutti dietro la linea della palla 4-5-1, quindi è venuta fuori una partita forse che non è nei nostri canoni, però devo dire che i ragazzi hanno messo in campo quello che dovevano mettere sotto l'aspetto dello svolgimento della gara. Poi sicuramente bisogna migliorare in questo frangente nella parte realizzativa, questo sì. Un plauso finale per questi tifosi che anche sotto la pioggia, sotto questo tempaccio, a due ore di distanza da casa, hanno comunque seguito la squadra. Ma sicuramente sì, di questo ci dispiace non averli accontentati sotto l'aspetto del risultato, di quello che forse ci aspettavamo tutti, però ci fa piacere che siano seguiti anche fuori, nonostante la distanza sia lunga. Speriamo nelle prossime gare sicuramente dai le soddisfazioni che meritano. Mister, una partita vinta soprattutto nel primo tempo, poi nella ripresa avete gestito il risultato senza correre troppi rischi. Sì, un primo tempo secondo me ben giocato da parte nostra contro un avversario importante e ben messo in campo. I risultati finora parlavano chiaro a favore loro. Noi avevamo preparato questa partita così come le prepariamo le altre, nel migliore modo per raccogliere il massimo durante la gara. Oggi ci siamo riusciti, soprattutto nel primo tempo. Il secondo tempo c'è stato un po' di fattori che hanno fatto sì che noi arretrassimo un po' troppo, e sicuramente la spinta del San Nicolò, anche le condizioni del tempo che sono cambiate così improvvisamente, però credo che il San Nicolò abbia avuto ovviamente l'intenzione di recuperare la partita. C'è stata una sola sconfitta finora, e quindi vuol dire che la squadra comunque è ben messa in campo, una squadra solida.
Ma noi cerchiamo di lavorare ogni settimana per cercare, per raccogliere punti ogni partita. Noi siamo una squadra che deve pensare a fare questo. Questa è la sconfitta del Notaresco sul campo della San Maurese, non so se è già tornata a casa, e la saluto. Roberta Di Sante, ciao Roberta! No, siamo ancora a Val Vibrata, Jacopo, eccoci, ah, okay. Stiamo arrivando pian piano. Vabbè, a casa. Ce l'avete praticamente fatta sostanzialmente. Sì, ci siamo quasi, siamo quasi. Senti Roberta, allora, raccontaci un po' che cosa... Poi abbiamo visto le immagini, però chiaramente la sensazione live, che cosa non è andato secondo te oggi nel Notaresco, che, lo ripetiamo, è una sconfitta che ci può stare, perché nessuno ovviamente poteva pretendere che questa squadra lottasse per il primo posto, quindi è fisiologica. Assolutamente, il Notaresco, se c'è una cosa che non deve fare in questo momento, è quella di attaccarsi a questi risultati, perché ovviamente, come dicevamo poi anche a microfoni spenti, non erano fenomeni prima, non sono brocchi adesso dopo queste due sconfitte. Il Notaresco forse ha fatto quelle 5 vittorie consecutive proprio perché è riuscito a mantenere la calma, la spensieratezza di una squadra che non ha, insomma, un obiettivo importante, insomma non ha pressioni, per cui sicuramente deve continuare per la propria strada come sta facendo. Oggi quello che è mancato è stata una partita brutta, Jacopo, sicuramente condizionata nel secondo tempo, nella ripresa, anche dalle condizioni climatiche che sono peggiorate all'improvviso, e quindi poi la traiettoria del pallone con il vento, la pioggia, si scivolava parecchio nella ripresa, insomma sicuramente è stata una partita tutt'altro che spettacolare. Il Notaresco ha fatto tanto possesso palla, però è un possesso palla sterile, nel senso che negli ultimi 16 metri, vuoi anche perché comunque la San Maurese è una squadra che in difesa è molto solida e con il cambio di modulo, con il 3-4-3, penso abbia trovato il modulo che permette a questa squadra di essere ancora più quadrata, forse il migliore, per cui ha fatto tanta difficoltà a trovare spazi e a rendersi poi effettivamente pericolosa, perché di occasioni importanti, tolta quella amorosa proprio nel finale, in realtà per il Notaresco non ce ne sono state. In realtà non ce ne sono state grandissime neanche per la San Maurese, che ha segnato praticamente su due episodi, perché i gol della San Maurese sono venuti da due episodi: un calcio piazzato e una ripartenza, anche perché poi la squadra ovviamente in vantaggio di due reti si è ovviamente abbassata, e quindi poi insomma ha mollato completamente il pallino del gioco al Notaresco, che doveva recuperare, e si è affidata solo a queste ripartenze. Però insomma è stata una partita piuttosto brutta sul piano del gioco. Tanto possesso palla per questi ragazzi, ripeto, il Notaresco è una squadra che gioca bene, però manca forse quel pizzico di cattiveria, quel pizzico di concretezza in più negli ultimi 16 metri. Perfetto, Roberta, buon rientro, oramai ci siete, ovviamente sia a te che a Claudio Di Giacomo, che ti ha supportato in maniera splendida dal punto di vista tecnico. Grazie Roberta. Claudio è stato fantastico nell'inviarci tutto in tempo record. Perfetto, grazie mille, grazie Roberta. Grazie. Ciao a tutti. Andrea, vengo da te perché di solito è la nostra Roberta che si occupa del Pineto, e tu invece adesso ci fai vedere le immagini di Savignanese Pineto. Partita che 1-1. Ripresa proprio alla fine. Ecco qui le immagini dal campo di Martorano di Cesena, il centro dove disputava le partite la squadra del Romagna, che ora appunto è sostanzialmente il Cesena. Nel Pineto di Amaulo, Fargione tra i pali, linea di difesa con Della Quercia, Pomante, Orlando e Pietrantonio, Camplone, Fortunato e Marianeschi in mezzo, in attacco Villanova, Pedalino e Mancini, vanno in panchina Tomassini e Amadio, che hanno recuperato dai rispettivi infortuni.
succede poco nel primo tempo, la partita si accende dopo la mezz'ora, al 32esimo abbiamo visto la parata di Pazzini su Fortunato, poi al 35esimo Marianeschi per Villanova, da questi a Mancini che salta Pazzini ma non trova il tempo per battere verso la porta. Al 38esimo la risposta della Savignanese con Longobardi che si muove benissimo in area, dribbla Pomante, anticipa Pietrantonio, il suo diagonale fa la barba al palo. E siamo nella ripresa, all'ottavo minuto il Pineto va vicino al gol con questo tiro cross velenoso di Pietrantonio, c'è anche del vento che espira a Martorano come avete visto anche dagli alberi e qui se la cava Pazzini. E questo è il gol del vantaggio al 12esimo, angolo di Turci, svirgola Marianeschi, sottoporta Manuzzi, Francesco Manuzzi tocca la svirgolata di Marianeschi e c'è dunque il vantaggio della Savignanese che al 15esimo, dunque 3 minuti dopo, avrebbe questa opportunità con Bandi che però sotto porta non riesce a colpire il pallone. Il Pineto attacca nella parte finale, c'è una punizione al 26esimo di Fortunato respinta da Pazzini, ci sono anche dei cambi che fa Amaulo e qui siamo all'azione del pareggio. Pomante la inizia, poi Cercelluti, Fortunato traversa, Pomante, gol. Arriva il gol del pareggio, la firma è di Marco Pomante che regala al 92esimo l'1-1 al Pineto. Non un grande risultato se vogliamo, ma almeno la sconfitta evitata. Poi rivedremo Pomante, era nel cerchio di centrocampo quando ha dato il via all'azione e poi la va a concludere. Da grande capitano salva il Pineto da una sconfitta. Grazie Andrea, queste le immagini possiamo dire che Pomante la settimana scorsa era qui, gli abbiamo portato un po' bene, sì dai, lo diciamo. Comunque, momento non facile. Far vedere, sì. Proprio chiedo a Maurizio di andare sull'ultima azione all'inizio, perché vediamo che Pomante praticamente è l'ultimo uomo del Pineto e poi è quello che si ritrova davanti alla porta e va a segnare il pareggio. Una cosa che mi ha colpito proprio nel vedere gli highlights, riferimento al gol del Pineto. Poi magari un rapido sguardo anche a come il Pineto prende gol da Manuzzi. Vedete Pomante? Da lui il via l'azione. E serve Cercelluti che oggi faceva il nuovo debutto con la maglia del Pineto dopo essere tornato in settimana. Cercelluti va al traversone. La palla arriva a centro area dove c'è Fortunato che è bravissimo, controlla e poi con il sinistro gira, Pomante gli lascia il pallone, Fortunato gira questo pallone che finisce contro la traversa, Pomante che parte in posizione regolare ha l'istinto del bomber e fa quello che dovrebbe fare Pedalino che finora è a quota 0 gol in campionato e va a realizzare il gol dell'1-1. Era il giocatore che ha dato il via all'azione, era l'ultimo uomo del Pineto e si ritrova a fare il centravanti e a segnare nel giro di 2-3 secondi. Comunque certo. Complimenti a Marco Pomante. Se riusciamo a ritrovare anche il gol della Savignanese è davvero un incidente quello cui va incontro Marianeschi, che praticamente sembra quasi tirare in porta verso la sua porta, in realtà è una svirgolata che finisce addosso a Manuzzi che chiaramente non è neanche passibile di posizione di fuorigioco, semmai si trovasse al di là della linea difensiva del Pineto e Manuzzi segna il gol del vantaggio. Eccolo qua. Guardate qui Marianeschi, vorrebbe rinviare, scivola e Manuzzi sotto porta realizza il gol del vantaggio. Sì. Diciamo che comunque per il Pineto la sconfitta è evitata, ma dal Pineto ci aspettiamo ben altro. A metà tempo, e chiudo, triplo cambio di Amaulo, dentro di Renzo, Amadio e Cercelluti per Campone, Marianeschi e Villanova. Successivamente sono entrati anche Massa per Della Quercia e Tomassini, redivivo, al posto di Mancini. A te. Grazie Andrea, perfetto. Anche nella valutazione del momento non facile del Pineto. 1-1 oggi con la Savignanese. Torniamo, facciamo un passo indietro alle partite di ieri perché le rivedremo adesso con il treno dei servizi. Vedremo le tre partite di ieri pomeriggio e poi faremo il punto della situazione sulle tre squadre che hanno anticipato. Via il treno dei servizi, partiamo da Forlì Giulianova.
Con le unghie e con i denti il Giulianova strappa un punto prezioso al Morgagni di Forlì. Senza il bomber Tozzi Borsoi, che sarà fuori per un paio di settimane, il tecnico stallone trova in Di Paolo e Torelli le due bocche da fuoco che consentono al Giulianova di centrare un 2-2 preziosissimo. Nel primo tempo il Forlì parte forte, al secondo Sabbioni ci prova da fuori area ma il suo tiro viene parato da Sciba. Al nono è la volta dell'ex teramano Alex Ambrosini, ma anche in questo caso l'estremo giuliese si fa trovare pronto. Al diciannovesimo la prima grande palla gol per il Giulianova, tiro di Fazzini su cui Mordenti non è perfetto, la palla finisce sui piedi di Balducci ma la sua conclusione termina fuori da pochi passi. Scampato il pericolo, il Forlì torna a farsi vivo con uno schema da piazzato che libera Ambrosini, sul cui tiro cross nessun compagno interviene per la zampata finale. Al 27esimo Sabbioni riceve da Valerio e ci riprova da notevole distanza, Sciba si rifugia in calcio d'angolo. I padroni di casa passano in vantaggio però alla mezz'ora, contropiede ben orchestrato da Mazzotti che serve Ambrosini, la sua conclusione viene respinta da Sciba sui piedi della corrente Graziani che non deve fare altro che insaccare il gol dell'1-0. Il Giulianova assorbe subito il colpo e reagisce prontamente trovando il gol del pareggio al 41esimo. Antonelli va in scorribanda sulla sinistra e crossa per Torelli che salta tra due difensori di casa e con una acrobatica volée insacca il gol dell'1-1. Terzo gol in campionato per il jolly offensivo di Stallone, già in rete contro Avezzano e Materica. Prima dell'intervallo, impetuosa azione personale del quasi omonimo Tonelli, il cui raso terra è diretto all'angolo ma Sciba ci arriva e si rifugia in corner. Nella seconda frazione il Forlì comincia forte come nella prima parte di gara e si riporta in vantaggio al 58esimo con una perfetta conclusione di Sabbioni dalla distanza, questa volta nulla da fare per Sciba. Accade ben poco fino alla parte finale di gara quando i padroni di casa, in particolare al 38esimo, hanno una clamorosa palla gol per chiudere i conti con il suggerimento di Nigretti per Castellani che sbaglia incredibilmente a porta vuota. L'errore dell'attaccante forlivese dà coraggio al Giulianova che ci crede. 41esimo rilancio di Sciba, Fuschi spizza, Gimelli pasticcia e Di Paolo calcia addosso a Mordenti. Si ripete lo schema un minuto dopo, Sciba per Fuschi per Di Paolo, il cui lob è debole e Gabrielli sventa. Ma la difesa del Forlì è nel panico e nel quarto minuto di recupero viene bucata dallo spunto portentoso di Barlafante che serve a Di Paolo, un pallone solo da correggere in porta per il pareggio che è poi quello definitivo, 2-2. Inutili le proteste del Forlì per il controllo di palla sospetto di Barlafante. Un punto che fa classifica e soprattutto morale per un Giulianova che mercoledì nell'infrasettimanale ospiterà l'Ostica San Giustese. L'Avezzano tiene un tempo e poi crolla 3-0 al cospetto della capolista Materica che mantiene perfetto il cammino casalingo, 4 vittorie su altrettante gare. Per la squadra marsicana invece è notte fonda e dopo aver incassato la prima rete si è sciolta come neve al sole. La crisi è tutt'altro che alle spalle e nel dopopartita il presidente Gianni Paris ha comunicato l'esonero del DS Carlo Iacovitti e del team manager Agostino Colucci ed ha accettato le dimissioni del preparatore atletico Franco Olivieri. In bilico la posizione del tecnico Federico Giampaolo, il presidente Paris deciderà nelle prossime ore. La cronaca. Nel Materica il tecnico Tiozzo è privo di Margarita e lascia l'ex Bittai in panchina, Angelilli, Melandri e Bugaro a sostegno della punta Fioretti. Nell'Avezzano Giampaolo non ha Bisegna, Sbardella e Besana, mediana con Conti al fianco di Bianciardi e Tariuk al centro della difesa. Dopo l'esclusione di Agnone si rivede Dos Santos che al quarto elude l'offside ma calcia debolmente. Sfortunato l'Avezzano all'ottavo, Cerone prova a beffare Avella fuori dai pali e calcia da lontanissimo, parabola splendida che si stampa contro la traversa. L'inizio dell'Avezzano è promettente ed eravamo al 12esimo, riparte calcio dal limite, Avella blocca, la partita si gioca a ritmi non particolarmente alti. Dopo un discreto avvio la squadra di Giampaolo non riparte con grande efficacia, il Materica fa poco fino alla mezz'ora quando nel giro di 60 secondi prima il sinistro di Riccio spaventa Fanti, poi si fa notare Fioretti che inverte i ruoli con Angelilli che a centro area va in torsione ma non inquadra la porta. Al 38esimo Tariuk atterra al limite Fioretti e si becca il cartellino giallo, lo specialista Losicco non sfrutta l'opportunità e così si va al riposo sullo 0-0 alla fine di un primo tempo tutt'altro che esaltante. Nella ripresa il Materica cambia marcia e spinge di più anche se è l'Avezzano ad avere le prime due opportunità. Al terzo Dos Santos cambia fronte e serve Pellecchia che conclude bene col piede meno preferito, palla di un soffio al lato. Al quinto Avella esce in anticipo su Dos Santos e con la porta vuota Pellecchia manca lo stop. All'ottavo il Materica sblocca il punteggio, percussione di Angelilli, palla che arriva a Fioretti
Moretti che sotto porta si gira rapidamente, batte Fanti 1-0 e grossa ingenuità della difesa marsicana, troppo molle nella circostanza. Il gol è una mazzata per l'Avezzano che al 18° incassa il 2-0, il neo entrato Schirone a terra in area Angelilli, calcio di rigore che Melandri trasforma spiazzando Fanti. Partita di fatto finita, al 26° Melandri va vicinissimo alla doppietta con una bella azione personale, il tris del Matelli che arriva comunque al 31° sul corner di Losicco, svetta un altro neo entrato, Dorato, palla nell'angolo imprendibile per Fanti. Il resto, a parte il palo di Tariuk al 50°, è pura accademia fino al triplice fischio di Bertini di Lucca. Marchigiani in festa e sempre in vetta, marsicani ancora messamente all'ultimo posto e la luce in fondo al tunnel non sembra ancora vedersi. Un Francavilla cinico vince per 3-1 l'anticipo della 7ª giornata contro l'Agnonese che paga un primo tempo distratto. Al Valle Anzura di Francavilla arriva la squadra molisana del tecnico Foglia Manzillo che per la sfida odierna deve fare a meno degli infortunati Litterio e Ricciardo, ma ritrova Niang mandandolo in campo subito dal primo minuto. Il Francavilla invece vuole riprendere a fare punti dopo la sconfitta con onore a Cesena per non perdere la scia delle grandi e si schiera in campo con il collaudato 4-3-3 con il fantasista Banegas e Ciciriello a sostegno dell'ex Vispesaro Cruz. Dirige il fischietto napoletano Domenico Mirabella. Il primo squillo dell'incontro è di marca ospite con il numero 7 De Simone che da 30 metri conclude di destro con il tiro che finisce al lato della porta difesa da Spataro. Ma il Villace e su azione seguente va al tiro con Palumbo dopo la sponda di Cruz, ma la conclusione è da dimenticare. La partita risulta molto maschia nei primi 20 minuti, ma il Francavilla c'è e fa le prove generali con il gol al 20°, con Cruz che direttamente da calcio di punizione sfiora il gol che i giallorossi di casa trovano due minuti più tardi con Palumbo che, servito genialmente da Cruz, salta il diretto avversario Carrieri e a tu per tu con Venturini lo trafigge per il vantaggio giallorosso. Prima della mezz'ora il tecnico campano dell'Agnonese perde il già claudicante Niang e lo rimpiazza con il classe 2000 Gentile. L'Agnonese accusa il colpo e non riesce più ad essere aggressiva come nei primi minuti e sul finire del primo tempo incassa il gol del raddoppio abruzzese. D'azione d'angolo giocato corto e Banegas a pennellare un traversone al bacio per Cruz. L'ariete argentino di testa incrocia la palla nell'angolino dove l'incolpevole Venturini non può arrivare. La ripresa si apre subito con un cambio nelle fila molisane con Carrieri che lascia il campo al numero 20 La Forgia che va a posizionarsi al centro dell'attacco passando così al 4-3-3. Così come nel primo tempo l'Agnonese subito aggressiva e va vicino a dimezzare lo svantaggio al 6° minuto con una conclusione ravvicinata dopo una mischia da calcio d'angolo che esalta i riflessi di Spataro, bravo anche a trattenere la sfera. Ma il gol è nell'aria e arriva puntualmente all'11° minuto con Antonelli che finalizza l'assist di Page su cui grava l'errore in disimpegno di Alessandro Di Rienzo. Nel giro di 3 minuti Rachini effettua i primi cambi. Al 19° richiama l'autore del primo gol Palumbo per dipinto e al 23° sostituisce Ciciriello con Di Costanzo dando più sostanza al centrocampo, ma è al 27° che il Villa potrebbe chiudere la pratica agnonese, ma il colpo di testa di Mele non inquadra la porta su angolo di Banegas. Nell'ultimo quarto d'ora il Villa subisce in alcuni tratti la pressione dei molisani. E così al 36° mister Rachini richiama in panchina uno sfinito Cruz per Sanchez e Banegas per Cafiero. Ma il Villa non riesce ad uscire dalla propria metà campo e così con le ultime forze rimaste ci prova per l'Agnonese anche Cassese, ma il suo tiro non inquadra di molto la porta. Lo stesso Cassese viene poi espulso al 49° per fallo su De Costanzo pronto a concludere in rete dopo l'uscita maldestra di Venturini e il signor Mirabella assegna il calcio di rigore. Dalla battuta si incarica lo stesso De Costanzo che va a festeggiare la rete del 3-1 con i compagni in panchina. Adesso per le due squadre testa al turno infrasettimanale di mercoledì. Il Villa farà visita al Castelfidardo, mentre per l'Agnonese arriva il Matelica. Allora abbiamo visto questa carrellata di immagini delle partite di ieri pomeriggio e io torno proprio da Andrea, perché ieri era a Matelica, al campo di Matelica, e Andrea, ci sono stati anche dei riflessi della sconfitta in casa Avezzano, via il direttore sportivo Iacovitti, via il team manager, via il preparatore atletico dimissionario di fatto, sì. Sono arrivati due giocatori, l'allenatore per il momento rimane in sella, però sì. È chiaro che ci sono dei
problemi evidenti. Ma intanto ci sono state delle ruggini della partita dello scorso anno, ultima di ritorno, il Matelica si gioca il campionato, perde ad Avezzano 1-0 e subisce il sorpasso della Vispesaro. Ieri è stato beccatissimo il portiere Fanti, sempre per precedente dello scorso anno. Nel dopogara ci sono state delle dichiarazioni anche al di sopra delle righe del tecnico del Matelica Luca Tiozzo, quindi insomma evidenziamo questa cosa. Per quanto riguarda poi l'Avezzano, assolutamente censurabili, però, perché si può anche contestare la partita dello scorso anno, magari ti è rimasto un po' qui, ti ha fatto perdere un campionato, però storpiare i nomi sembra una cosa, oltre che di cattivo gusto, anche abbastanza sciocca e preparata. Sì. Poi si è scagliato anche contro Cerone, contro il presidente Paris. Comunque, diciamo che sul fronte Avezzano c'è altro purtroppo cui pensare. Magari si sarebbe pensato a queste dichiarazioni, però siccome la situazione non va in casa Avezzano, come hai detto tu, esonerato Iacovitti, il direttore sportivo, esonerato il team manager, dimissionario il preparatore atletico, Giampaolo al momento resta, vedremo come andrà la partita di mercoledì contro la San Maurese, che diventa un altro snodo. Come ho detto ieri nella intervista a Giampaolo, come ho chiesto a lui, sì, l'Avezzano è una squadra forte e risalirà, però intanto continua a stare sempre all'ultimo posto, e quando poi resti lì, risalire la classifica non è così facile. È vero che ci sono tante partite, però l'Avezzano deve svegliarsi. Vedremo se questo avverrà già dalla prossima partita. Occhio, perché poi domenica ci sarà una trasferta sul campo della San Giustese, seconda attuale in classifica. Sì. Quindi anche il calendario non aiuta tantissimo l'Avezzano, che mercoledì gioca contro una San Maurese che oggi ha battuto il Notaresco. Quindi è chiaro che c'è grande fermento, e chissà che dopo queste tra virgolette vittime Giampaolo non possa cadere anche lui dopo la gara con la San Maurese. L'auspicio è che possa fare risultato e che possa proseguire la sua esperienza interamarsicana. Assolutamente, noi auguriamo. Paolo, tu ti sei fatto un'idea del perché l'Avezzano sta avendo queste difficoltà con una squadra che, lo ricordiamo, è praticamente confermata rispetto allo scorso anno, cioè manca Persia, ma l'impianto è quello? Beh, diciamo che spesso le stagioni non si ripetono. Fare meglio dello scorso anno già in partenza non era sicuramente cosa facile, pur avendo mantenuto lo stesso organico, la stessa ossatura dell'anno scorso. C'è stata poi questa penalizzazione che, seppure di 3 punti, anche da un punto di vista psicologico, credo abbia un po' creato dei problemi proprio anche in vista dell'inizio del campionato. E poi, diciamola tutta, ma questo è un discorso che non riguarda l'Avezzano, che tra l'altro è ultimo in classifica, anche se la classifica è ancora abbastanza corta nei bassi fondi, che la presenza del Cesena in questo campionato, in questo girone, in un certo senso, non dico che falsa il campionato, ma a meno di clamorosi colpi di scena, la questione primo posto sembra abbastanza, anche se adesso è presto per dirlo, sembra abbastanza già tutto deciso, sembra chiusa la questione primo posto. E con una sola promozione è chiaro che molte squadre e molte società credo abbiano investito meno di quello che avrebbero probabilmente fatto, anche se poi l'inserimento del Cesena nel girone F è arrivato a mercato chiuso. Però è chiaro che io credo che a gennaio bisognerà capire e bisognerà vedere quale sarà la posizione di classifica del Cesena e delle altre, perché credo che se i bianconeri romagnoli saranno molto in alto, io credo che molte società, non dico che smembreranno gli organici, però sicuramente non faranno praticamente nulla sul mercato, perché andare a spendere per poi non portare a casa nulla credo che non valga davvero la pena. Quindi è chiaro che questa sarebbe quella che vedete di fronte, è la tribuna dei sostenitori del Cesena contro il Sant'Arcangelo ieri pomeriggio. Diciamo che qualcuno è andato, non era neanche una trasferta proibitiva,
Beh sì, ma è chiaro che adesso c'è stato anche un inizio, anche un po' in alcune partite, anche un po' fortunoso del Cesena. La stessa partita di Avezzano, quando il Cesena ha trovato il gol a tempo praticamente scaduto quasi. Però è chiaro che con la presenza di una corazzata come quella bianconera si guarda al portafogli in casa di molte società e già la presenza di una squadra così forte fa sì che insomma molti discorsi si vadano a far benedire, perché il primo posto, ripeto, a meno di clamorosi colpi di scena sembra già deciso, anche se oggi la classifica non dice questo. Certo. Vediamo Andrea un episodio che avevi selezionato, se non erro. Forlì-Giulianova, punto davvero importante quello di Giulianova, appunto anche meritato, perché nel finale la squadra ci ha creduto, anche se c'è stata una incredibile palla gol divorata dal Forlì sul 2-1, poteva essere il 3-1 e lì la partita si sarebbe chiusa. Il Forlì ha protestato molto per un presunto contatto con la mano di Barlafante, quel ragazzo di cui abbiamo parlato qualche settimana fa e che qui ha fatto davvero i numeri, perché qui va a ubriacare prima Gimelli, poi altri giocatori del Forlì e poi l'assist al bacio per Di Paolo. Ecco qui, a me sembra che lui la prenda con la spalla. Se riusciamo a fermarci nel momento in cui la palla arriva a Barlafante, sì, è vero, hai ragione. E qui un errore davvero grave, quello di Gimelli, che come del resto i compagni si è fermato pensando che l'arbitro fischiasse, e invece sei lì vicino e hai visto bene che la palla è stata presa con la spalla, quindi doveva coprire meglio il pallone. Barlafante ne ha approfittato con la sua velocità, la sua rapidità, è andato via sullo stretto e poi ha slalomeggiato sulla linea di fondo e ha dato a Di Paolo un pallone che era abbastanza facile da insaccare. Un pareggio davvero preziosissimo su un campo difficile, con un Giulianova che ieri e per altre due settimane dovrà fare a meno di Romano Tozzi Borsoi, che ha un problema muscolare, e quindi Torelli e Di Paolo lì davanti dovranno fare gli straordinari in attesa che Mangiacasale entri in forma, e comunque Mangiacasale non è una prima punta, dunque l'assenza di Tozzi Borsoi peserà ancora di più. Attenzione Andrea, che questo deve essere un tuo spettatore attentissimo, perché ti scrive: l'anno scorso è azzeccato, come possibile sorpresa la Vispesa che poi ha vinto il campionato, quest'anno chi potrà essere in D? E anche per la C, infine, soprattutto, chi è il cavallo di battaglia annuale? Guarda da quanto ti segue, dopo Guglielmi, San Domenico e si ricorda addirittura di Canotto. Un fan. Cioè, è un fan Canotto che ora è nell'orbita del Pescara. Com'è? Canotto che ora è nell'orbita del Pescara. Sì. Però noi lo segnalammo 5 anni fa, nel 2013. Che dire... In Serie D è difficile andare oltre il Cesena, poi è chiaro che il Matelica magari facendo... non intende sorpresa per la vittoria finale, però sorpresa e farà un buon campionato. Beh, se parliamo di San Giusto e San Matelica è difficile parlare di sorprese, e soprattutto per quanto riguarda il Matelica, che è una realtà da diversi anni. Io volendo guardare in casa abruzzese, io confido molto nel Francavilla, che ha dato dei segnali incoraggianti. Sono molto deluso, lo hai detto anche tu oggi, dalle altre abruzzesi che dovevano fare campionato di vertice o comunque campionato d'avanguardia: Pineto, Vastese, Avezzano. C'è tempo per recuperare, ma sono in una posizione di classifica molto difficile. Il Francavilla dovrebbe tenere alto l'onore dell'Abruzzo, tenendo presente che il Notaresco, che è partito benissimo, penso tornerà in quella che è la sua dimensione di campionato. Quindi io spero possa essere il Francavilla l'outsider del campionato. Anche in C, ti dice, anche in C non è importante che sia di Serie D. Cioè, quest'anno chi ti piace, ecco. Per quanto riguarda la Serie C, mi piace molto il Pordenone, però è una squadra forte, difficile anche in questo caso pensare che il Pordenone possa essere una sorta di sorpresa. E più che altro mi aspetto delle conferme da una squadra che ogni anno parte con grandi ambizioni. È chiaro che ci sono squadre dal passato importante come il Vicenza, una squadra come la Ferrar Pisalò, che è stata costruita con tanti nomi importanti. Però io confido molto nel Pordenone. Che no, possa ma è un giocatore, vuole importante. Sapere un giocatore, cioè chi ti piace?
a livello di giocatori, io ho da sempre un debole proprio per Burrai del Pordenone. Lo ritengo un giocatore davvero molto forte che meriterebbe anche di fare la Serie B, invece continua a stare in Serie C, buon per il Pordenone e per chi ne ha la disponibilità, però è davvero un giocatore forte. Dopodiché mi piacciono diversi giocatori della Feral Pisalò, però sono anche piuttosto conosciuti i vari legati Caracciolo, Guerra e compagnia bella. Però io ho da sempre un po' il pallino di Burrai, peraltro specialista di calci piazzati. Perfetto, siamo arrivati alla fine, vediamo il prossimo turno di Serie D, ovviamente mercoledì, e noi saremo in diretta sia pomeriggio che sera, Vezzano San Maurese, Campobasso Savignanese, Castelfidardo Francavilla, Cesena Forlì, Giulianova San Giustese, Monte Giorgio Sant'Arcangelo, Agnonese Matelica, Pineto Iesina, Notaresco Isernia, Bastese Recanatese. Prima ci scrivevano se Pineto Cesena si può giocare all'Adriatico, ma c'è ancora un po' di tempo, quindi sì, ci potrebbe essere la possibilità, però è ancora tutto da vagliare. Noi saremo in diretta, grazie ad Andrea Costantini, grazie Andrea. Ciao, grazie a voi. Grazie ad Ania Cantagalli, ciao Ania. Grazie a voi, buona serata. E grazie ovviamente al talismano Paolo Renzetti, ciao Paolo. Grazie Jacopo, buona serata. Grazie a Maurizio Diaguini in regia, grazie a Marino Simone alle camere, ma grazie a tutta la squadra di TV6 che ha lavorato anche oggi, perché ci siamo visti tutte le immagini delle abruzzesi. Abruzzo e il pallone. Inter e Milan, visto le vostre fedi calciste. Vabbè. In mezzo, quindi mi sento là. Io immagino lo share di questa trasmissione sarà crollato dalle 20:30 in poi, ma è anche giusto che sia così. Ubi Maior. Ci vediamo mercoledì, ovviamente con diretta stadio il pomeriggio. Ci sarà il nostro Andrea Costantini e l'Abruzzo del pallone per il turno infrasettimanale di Serie D. È tutto, buona domenica.